Carissimi amici, bentrovati con il nostro appuntamento del weekend, appuntamento tecnico come al solito. Mi presento, sono ancora in tuta, perché stamattina ero in maneggio, quindi ho allenato un po' la cavalla, per cui in tuta ginnica, almeno mi tolgo la giacca per fare la recensione tecnica, mi cambio di abito tra un lavoro e un altro. E praticamente mi metto un po' comodo con la maglietta. Prova tecnica di Pro Raso verde, linea verde, che andiamo a provare in viso con il pennello, splendido pennello di Essentia Brushes, il Mogano cubano con il manico appunto in Mogano, questo legno che è pregiato effettivamente. È pregiato ed è una montatura piuttosto tecnica quella di oggi. Quindi la ratio praticamente è utilizzare un pennello superlativo con un sapone dalle caratteristiche altamente tecniche, no? Dove bisogna lavorare, cari amici, bisogna lavorare per ottenere grossi risultati, perché non possiamo pretendere di utilizzare sempre saponi top che costino 20-30 euro alla confezione, ma un sapone che si può trovare tranquillamente al supermercato e che utilizzano i barbieri, soprattutto, quindi molto tecnico, molto dove bisogna lavorare, professionale. Professionale non vuol dire facile, vuol dire lavorare. Pro Raso verde, linea verde, tubo nuovo, visto che si avvicina la primavera, dove l'eucalipto esplode letteralmente in viso. E vediamo un po' queste caratteristiche di questo sapone. Dopo vediamo anche gli inci. Sì, vediamo anche gli inci. Non mi sono dotato di lente di ingrandimento, ma speriamo di poter vedere poi gli ingredienti. E di là, in una stanza di là, ma non voglio farvi perdere tempo per andarla a prendere, e cercherò di stringere un po' gli occhi per vedere meglio. Intanto mi bagno il viso e poi passiamo al montaggio di questa Pro Raso Green. Viso sempre ben idratato, appunto per consentire alla crema di svolgere al meglio il proprio lavoro. E vediamo un po' su questo Essentia, Silver Tip. Io ne metto sempre in dosi abbondanti. Fatelo anche voi, perché poi se ne mettete poca, di crema, non avete spessore che vi protegge tra rasoio e pelle. Vi fate male. Ciotola faraonica. Smorziamo un po' in ciotola il sapone o la crema, visto che è morbida, è una crema, in modo da farla penetrare all'interno del ciuffo e basta. Basta così, non monto ulteriormente.
Io non monto in ciotola, voglio montare in viso, ma è che, no, tengo a precisare, non è che non monto in ciotola per partito preso, eh. Monto in ciotola perché io sono abituato così. Se voi volete montare in ciotola, montate in ciotola, questo che voglio comunicare. Mi bagno un attimo il viso. Vado a montare questa ProRaso linea verde. Con questo silver tip, Mogano cubano. Il profumo di Barberia è notevole. Forse la linea verde, di ProRaso è una tra le più tra quelle che preferisco della linea ProRaso. Non utilizzabile magari a 360 gradi, quindi non per tutto l'anno. Perché comunque d'inverno magari l'eucalipto dà un po' fastidio, fa freddo. Ma adesso con l'avvento della primavera e vedete anche voi che con il Silver Tip bastano veramente poche passate per ottenere un montaggio che è notevole, è superiore alle altre ProRaso. Lo vedo più energico, più sostenuto come montaggio. Addirittura richiede un po' più di acqua per essere più morbida in viso, perché è molto sostenuta il montaggio. Nell'eventualità dovesse servire, io suggerisco sempre di mettere in questo modo delle gocce d'acqua sul pennello direttamente e non montare in ciotola, perché non siamo barbieri, non abbiamo il pennello sempre in utilizzo, per 8-10 ore al giorno, quindi la crema per ottenere il meglio io la monto in viso. È una crema piuttosto spessa, sì, la sento. La volatilità praticamente quantitativo d'aria è quasi inesistente, eh? È tutta crema compatta. Crema compatta. Aggiungete materiale di consumo, sul pennello, perché poi se lo montate in ciotola con aria e acqua e vi irritate, poi non vi venite a lamentare che avete irritazioni, perché la causa poi è quella. Vediamo un po' la prova dell'unghia, di questa ProRaso verde, che
che protegge parecchio. Sentite l'unghia? Passa, sta passando, però rimane sempre questo velo. È montata così, è una signora crema, quindi un rapporto qualità-prezzo elevato per chi vuole risparmiare ma avere un viso tonico. Tanto mi sciacquo il viso, eh? L'ideale è avere una quantità di crema in viso tale. Ho avuto addirittura difficoltà a farla venire via. Una quantità, dicevo, di crema tale da proteggere il viso da irritazioni. E qui l'eucalipto si fa sentire nel naso, vi libera le vie respiratorie. È una crema che sa il fatto suo. Ripeto, tra le Proraso è quella che preferisco di più perché appunto ha delle capacità tecniche, meccanica di montaggio migliori. Crema che poi è affacciata alla primavera ed estate, dove il viso risulta ben più idratato. È un punto di forza maggiore, perché poi è l'inverno che ci dà noia, perché poi l'estate, con il viso più umido, più idratato, rende molto di più, quindi è esponenziale il vantaggio. Mogano cubano di Essentia Brashis, e qui c'è poco da dire. Silver Tip che avevo già utilizzato sotto le festività natalizie, pauroso. Tra l'altro, Essentia Brushes sta ottenendo le certificazioni per i ciuffi, e ci saranno delle novità. Da quanto ne so io, da informazioni mie. Essentia Brushes, quindi in questo caso pennello superlativo, che non è economico sicuramente, affiancato con una crema da barba di spessore altamente tecnico, Proraso linea verde, che fino a pochi anni fa è dedicata quasi esclusivamente al mercato professionale dei barbieri. Può venire in casa nostra se utilizzata però in una certa maniera, perché altrimenti ci irritiamo la pelle. Non dobbiamo pensare che Proraso risolva i problemi di irritazione. Dobbiamo utilizzarla con un quantitativo piuttosto, io non direi elevato, io direi giusto dal mio punto di vista. Quindi un quantitativo giusto. E un montaggio adeguato. Se la montiamo in ciotola con tanta acqua e tanta aria, e allora lì perdiamo tutte le caratteristiche di protezione, e poi ci irritiamo. Quindi è importante avere
la giusta protezione nel viso, perché con una crema del genere un goccio in più o un goccio in meno di acqua fanno la differenza. Fanno la differenza e non solo nel montaggio, anche nella rasatura. Quindi il viso poi vi risulta irritato. Quindi rasatura professionale, professionale deve essere anche il trattamento dei prodotti. Un caro abbraccio da Mauro e dal canale della rasatura del Neofita, presto per un nuovo video. Ciao!